Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Pronti a sparare, erano nascosti dietro pareti di alcuni domicili perquisiti nel quartiere di Secondigliano. Pozzuoli, estate sicura, interventi a tappeto della Polizia Municipale, sanzionate molte attività commerciali. Consegna di Master Pipe Business School, un master dedicato all'economia. Calcio Napoli pronto per il secondo ritiro a Castel di Sangro. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del VG dedicata all'informazione. Iniziamo subito dalla cronaca. A Napoli, infatti, in particolar modo nel quartiere di Secondigliano, sono state sequestrate delle armi pronte a sparare. Ascoltiamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno setacciato la zona di Secondigliano e insieme ai militari della Compagnia Stella hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari nelle aree comuni. L'operazione a largo raggio è forte ed invasiva con la preziosa collaborazione dei vigili del fuoco che hanno avuto il compito di distruggere e abbattere qualsiasi ostacolo per la ricerca di armi. In un appartamento completamente disabitato è saltato agli occhi dei carabinieri una recente ristrutturazione eseguita su una parete con evidenti segni di stucco che bisogna abbattere. Nell'intercapedine un vuoto di grosse dimensioni con all'interno un borsone con mitraglietta calibro 9x12 di fabbricazione argentina con matricola a brasa, una pistola Mauser semiautomatica calibro 7.65 con matricola a brasa e un revolver Smith & Wesson calibro 28, anche questa con matricola a brasa. Armi anche munizioni, 57 le cartucce di vario calibro rinvenute nel borsone. Le armi solitamente utilizzate dalla criminalità organizzata, perfettamente funzionanti, sono state analizzate e sottoposte ad accertamenti dattiloscopici, biologici e balistici per verificare il loro eventuale utilizzo di fatti di sangue e altri delitti. Intanto le indagini proseguono. E ci spostiamo all'isola di Ischia, dove un ventenne è stato arrestato per aver insultato dei carabinieri. Un bizzarro episodio di autosabotaggio digitale che ha coinvolto un giovane napoletano di 20 anni. È la notte del 7 luglio ed è alla guida della sua auto. Ha il cellulare puntato sulla strada, sul suo cammino, 3 pattuglie dei carabinieri. Il tasto rosso avvia la registrazione immediata e gli insulti con il doppiaggio di una voce tra l'altro molto nota sui social. Protetto dall'abitacolo, dai vetri dell'auto, l'uomo che parla lancia improperi di ogni genere ai militari che stanno lavorando. Nessuno viene risparmiato, tutti ricevono la loro dose di ingiurie gratuite. Poi la paletta si alza e parte il controllo. La storia finirebbe qui perché nessuna sanzione è stata applicata, nessuna violazione, tutto nella norma. Sarebbe finita allora, ma l'esigenza impellente di condividere ha prevalso e il ventenne di Napoli ha utilizzato proprio l'account TikTok firmato con nome e cognome, pubblicato quel breve video dove deride i carabinieri insultandoli a più riprese. A distanza di 20 giorni i militari hanno scovato il reel, dovrà rispondere di diffamazione a mezzo web. Inoltre i carabinieri hanno anche segnalato il ventenne per applicazione del foglio di via obbligatorio dei comuni dell'isola di Ischia. E ci spostiamo in questo caso a Napoli, dove ci sono stati dei controlli, un blitz alla Pigna Secca per controlli appunto sul mercato. Un maxi blitz dalle prime ore del mattino con uno schieramento di forze dell'ordine che hanno sequestrato e distrutto circa un quintale di frutta posta in vendita sulla pubblica via ed esposta ad agenti inquinanti. Gli agenti della Polizia Municipale in via Baco Angulo e via Ghisleri hanno verbalizzato un venditore ambulante abusivo.
Nel centro cittadino invece sono stati gli uomini dell'unità operativa avvocata che durante controlli delle attività commerciali presenti all'interno dell'area mercatale Pigna Secca, in collaborazione con il personale prevenzione collettiva e veterinario dell'ASL di Napoli e il commissariato Monte Calvario, hanno controllato 20 attività commerciali da cui sono scaturiti 15 verbali per la carenza delle autorizzazioni amministrative e 10 diffide per prescrizioni sanitarie. Da queste una è stata immediatamente sospesa per irregolarità sanitaria. In totale sono stati sequestrati 200 kg di frutta e 150 kg di prodotti ittici. E ci spostiamo ora in Piazza Garibaldi. Abbiamo infatti denunciato con le nostre telecamere una situazione di evidente degrado. Un uomo che senza vergogna urina in pieno giorno vicino ai bidoni dell'umido. Extracomunitari che dormono tra escrementi e puzzo di urina per terra a pochi passi dalle fermate dei bus. Turisti che accedono alla metropolitana tra spazzatura e bottiglie rotte. Benvenuti a Napoli, benvenuti a Piazza Garibaldi. La porta d'ingresso della città è un vero e proprio ghetto trasformato in letamaio dai senza fissa dimora, ubriachi e tossicodipendenti. Paolo Lopomo di Noi Moderati commenta così. Gli operatori del turismo mi contattano quasi tutti i giorni facendomi vedere le recensioni che si lamentano che la zona non è sicura, la zona è sporca, e c'è molta immigrazione, molto vagabondaggio, molte persone abbandonate per strada che dormono ad ogni angolo di strada. Chi arriva in treno o chi deve partire da Napoli ha davanti questo scenario desolante e imbarazzante. Una città lasciata allo sbando dall'amministrazione comunale, la spazzatura che si vede questa mattina per strada è frutto di giorni di mancato spazzamento da parte degli addetti della SIA. I turisti che sostano in strada o che attendono l'autobus o i taxi non credono ai loro occhi. Sarebbe una bellissima piazza ridotta in condizioni quasi catastrofiche, sporcizia dappertutto, che sicuramente non è un bel biglietto da visita per una zona così centrale, così di passaggio. Ti aspettavi Napoli così sporca? Guarda, in realtà non è la prima volta che vengo a Napoli, quindi purtroppo sì, però spero sempre che la situazione possa cambiare. Questa piazza è troppo sporca? Sì, Napoli dovrebbe cambiare un po' questo, però è bellissimo lo stesso. Sì, ci piace. Risse, rapine, scippi, violenza, quello che succede al calare del sole. I commercianti di Piazza Garibaldi sono arrabbiati, specie dopo le recensioni negative dei turisti online. Si possono avere tutte queste persone qua che aggrediscono le persone, anche i turisti vengono derubati, ma non sono gli italiani che rubano queste cose, telefonie e tutti, sono tutti questi gente di colori, questi extracomunitari e tutti. I turisti, vi dico, abbiamo delle ottime recensioni noi come ristoratori, insomma, però la prima cosa che puntualizzano è che uscendo dalla stazione vedono una Napoli sporca, una Napoli poco curata. E ci spostiamo ora invece nel comune Fregreo di Pozzuoli, parliamo infatti dell'operazione Estate Sicura, partita e resa possibile grazie al lavoro della Polizia Municipale. Si contano numerose le operazioni a largo raggio effettuate soprattutto nell'ultimo weekend a Pozzuoli. Passati al setaccio e locali della Movida sono state infatti controllate diverse attività di somministrazione e rilevate sanzioni amministrative per l'illecita vendita di cibi e bevande nella zona del lungomare. Ulteriori ispezioni sono state effettuate da parte della Polizia Municipale da pattuglie in borghese. Da rilievi è emerso che 7 locali disturbavano la quiete pubblica diffondendo musica oltre l'orario consentito e 4 esercitavano senza essere in possesso delle regolari autorizzazioni per le emissioni sonore. La maggior parte di queste attività si concentrava lì con la mare, dove sono arrivate decine di segnalazioni da parte dei residenti. In particolare in 5 locali costieri si è dovuto procedere a sfollare le sale per apertura abusiva di luoghi di intrattenimento danzante. Nelle aree adibite a discoteca erano infatti ospitate persone in numero sproporzionato, senza alcuna autorizzazione. I relativi proprietari sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e le attività sono state sospese a tutela dell'incolumità pubblica. Intensificate anche le operazioni in strada, difatti è scattato il DASPO per 4 parcheggiatori abusivi, denunciati anch'egli all'autorità giudiziaria perché recidivi. E si parla di uno stop di 3 anni per l'apertura di nuove attività dedicate al food nel centro storico di Napoli. Ascoltiamo il motivo.
L'amministrazione comunale, per evitare la proliferazione delle medesime tipologie di attività commerciali nelle vie del centro storico di Napoli, in sala giunta presenterà in conferenza stampa con il sindaco Manfredi, insieme all'assessore al turismo Felice Casucci e attività produttive Teresa Armato, le misure di tutela nell'ambito di un pacchetto di 3 provvedimenti relativi alla disciplina del commercio in città. L'obiettivo è quello di tutelare le specificità di luoghi come San Gregorio Armeno e via Portalba, escludere da blocco le attività artigiane come panifici e pasticcerie e salvaguardare chi ha fatto investimenti finalizzati all'apertura attraverso il via libera a chi ha un contratto di locazione ai fini commerciali già depositato o a chi abbia già presentato istanza finalizzata all'avvio di attività commerciali allo sportello edilizio o alla soprintendenza. E rimaniamo appunto sul territorio della regione Campania, parliamo infatti della consegna del Master Pipe Business School. IPE Business School diploma i suoi talenti col Graduation Day 2023. Presso l'aula magna della Fondazione 65 gli allievi dei 3 master in finanza avanzata, bilancio e marketing che hanno ricevuto il diploma al termine dei percorsi di alta formazione iniziati lo scorso gennaio. La qualità dell'offerta formativa IPE è riuscita ad attirare quest'anno brillanti laureati triennali e magistrali di tutte le facoltà, non solo della Campania e del Mezzogiorno, ma anche provenienti da Atenei e regioni del centro-nord e dall'estero. Questo è il pensiero di Antonio Ricciardi, presidente dell'IPE. In funzione di questo link con le aziende, una volta conosciuto che cosa hanno bisogno, noi li formiamo con i programmi adatti alle loro esigenze e attraverso i project work e altre esperienze che facciamo presso, operativamente presso le aziende, l'assunzione è quasi una certezza e quindi anche quest'anno si profila per tutti i diplomati dei nostri 4 master l'assunzione presso le aziende, di cui il 50% in Campania. Tutti i master della Business School raggiungono un placement del 100% in tempi sempre più rapidi, dai 6 mesi iniziali agli attuali 4 dopo il diploma. Le aziende selezionano gli allievi IPE già durante il percorso formativo, a confermarlo Fiorenza Pontillo, President Master Marketing 2023. IPE per me come tutti, è stato un momento di grande condivisione e di alta formazione, il giusto connubio tra il percorso precedente e quello successivo che verrà. Siamo tutti molto fiduciosi e non smetteremo mai di crederci solo grazie all'IPE. La Fondazione IPE Business School promuove quindi attività volte alla formazione e alla specializzazione sia di giovani laureati, con l'obiettivo di facilitarne poi l'ingresso nel mondo del lavoro, come afferma Nicola Scafuro, direttore generale dell'IPE Business School. Bene, questa è una giornata di festa, di chiusura del nostro percorso formativo, ci aspettiamo molto da questi ragazzi che diventino in prospettiva degli ambasciatori della nostra scuola nel mondo, in Italia, in Europa, e speriamo di poter crescere sempre di più con le nostre attività. Ascoltiamo ora le previsioni meteo, torneremo per parlare di sport. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Parziale.
locale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 7071 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSML Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco. Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Ben ritrovati, parliamo ora di sport, in particolar modo del prossimo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Terminata la prima parte del ritiro in Trentino a Di Maro, il Napoli si sposta come di consuetudine da qualche anno in Abruzzo per la parte finale della preparazione, quella che per Garcia sarà necessaria per trovare la squadra e l'amalgama tattico ideale per affrontare la prima parte del campionato. Dal 28 luglio al 12 agosto il Napoli sarà quindi a Castel di Sangro, dove si attende un altro bagno di folla di tifosi. 4 le amichevoli in programma, si comincia sabato 29 luglio con il Napoli che affronterà la squadra turca dell'Ataspor, poi il 2 agosto sarà la volta del Girona, club di Liga Spagnola, domenica 6 agosto in Abruzzo arriverà l'Augsburg, mentre il ritiro si chiuderà l'11 agosto con l'ultima amichevole con l'Apollon Linassol. Finora il mercato in entrata ha visto la riconferma praticamente quasi di tutti gli effettivi, a parte Osimhen che sta ancora cercando di trovare la quadra al suo contratto, e il ritorno in prestito di Gollini, mentre ancora non è stato deciso il sostituto di Kim. I tifosi sono fiduciosi ma chiedono al presidente De Laurentiis di fare presto. Secondo me è stato un buon una prima parte di preparazione ottima, poi non andiamo di fretta, non ci dimentichiamo che siamo campioni in Italia, non d'Italia. Abbiamo fiducia, anche se ho sempre criticato il presidente, però è un ottimo imprenditore. Hanno tutti rinnovato e questa è una cosa buona, significa che comunque De Laurentiis vuole dare continuità a una squadra che ha portato un ottimo risultato, voglio dire lo scudetto che tutti aspettavamo. Era un sogno e si è concretizzato. Ora credo che a partire da questa base, cioè dalla squadra che comunque ha portato un risultato, con qualche aggiunta, diciamo così, ovviamente di qualità, noi insomma, possiamo dare continuità a questo sogno che già ha dato una cosa, per, voglio dire, pensare di conquistare qualche altro sogno, diciamo così. Penso che sia un risultato importante, anche perché ci aspettiamo un campionato di livello, come ovviamente quello della scorsa stagione. Io penso che il calciomercato è ancora lungo, il difensore arriverà. Osimhen penso che rimane a Napoli, e quello è necessario. Con le sostituzioni, sappiamo, il presidente di Napoli fa sempre delle cose buone. Non ha ancora sostituito Kim e quindi insomma non lo so, sta in ritardo insomma per quanto riguarda gli acquisti insomma che il Napoli dovrebbe fare insomma. E
Ancora un mese di mercato, lei cosa si aspetta? Sì, però il campionato inizia il 20 e quindi a un certo punto dovrebbe accelerare su questo fatto. Se deve rinnovare qualche cosa, deve accelerare. È iniziata quest'oggi ufficialmente la campagna abbonamenti della Puttolana. Pazzo di te, questo è il nome della campagna abbonamenti della Puttolana 1902. Sostenere i colori granata nel campionato di eccellenza con la speranza di ritornare in Serie D. Pazzo di te nel passato, nel presente e nel futuro. Questo è lo slogan che è stato scelto dai colori granata affinché si inviti la popolazione ad abbonarsi. 60 euro più 2 di prevendita, il costo intero per le 17 gare che vedranno impegnata la Puttolana. 30 euro più 2 di prevendita invece il ridotto per i ragazzi tra i 13 e i 16 anni e le donne. Un'occasione unica per vivere le emozioni granata allo stadio Domenico Conte per tutte le gare casalinghe che vedranno Mister De Michele e la propria squadra lottare per la promozione in Serie D. Un obiettivo che diventa sempre più concreto, soprattutto dopo il mercato che ha assicurato Bomber Prisco, Bomber Pisani e non solo, anche il gioiellino Laringe, il centrocampista Pesce e tanti altri acquisti. Tanti altri poi ne verranno ufficializzati nei prossimi giorni, con una squadra che si propone di competere al massimo e soprattutto di regalare una nuova gioia ai tifosi granata. E si parla ora invece del Montecalcio, ufficializzati Scolavino e Viglietti. Continua senza sosta la campagna di acquisti per quanto riguarda il Montecalcio, sono stati infatti ufficializzati i nuovi arrivi. Il primo si tratta di Cesare Scolavino, portiere ex Cervinara, che lo scorso anno si è distinto per ottime parate per aver trascinato il proprio club nella fase regionale dei playoff nel campionato di eccellenza. Dopo di lui è il turno di Luca Viglietti, calciatore di esperienza che nel 2013 ha vinto il campionato di Serie D con il Savoia, arrivando quindi nel professionismo. Proprio in Serie C ha conquistato 3 presenze con la Versa Normanna, condite anche da 2 assist. Gli acquisti quindi di qualità per la squadra allenata da Mister Iliano. Ora sono attese le altre ufficialità, tra cui quella di Cirelli, bomber vero in attacco, che dovrà trascinare il Montecalcio in un campionato dell'eccellenza nel girone A, in cui ci si attende tanto dalla squadra montese. Intanto però sono attesi altri botti di mercato, sia per quanto riguarda il centrocampo, sia per quanto riguarda l'attacco. Il Montecalcio non si ferma e vuole crescere sempre più. Senza dimenticare il settore giovanile, dove i voucher sportivi permetteranno ai ragazzi provenienti da famiglie con ISEE minore di 17.000 euro di avere una scontistica di 400 euro sull'iscrizione al settore giovanile. Una vera opportunità quindi per avvicinarsi al mondo del Montecalcio. Ascoltiamo ora le previsioni meteo di quest'oggi. Il meteo è offerto da Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi irregolari con temporali. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Il meteo è stato offerto da Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL.
azienda leader nel settore alimentare, una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze, tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofe. Il VG termina qui, non ci sono ulteriori informazioni, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Scegli il risparmio napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli e fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro, poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio.